C'è tanta gente che sostiene di non avere tempo per cucinare. Io queste persone proprio non le capisco. Ciao, sono Deborah e ti do il benvenuto sul canale Bibook. Quante volte mi sono sentita dire: ma io invece non ho tempo per cucinare. Avrei tanto voluto rispondere. Hai ragione. Io al contrario tuo vivo su un'isola tropicale e bevo cocktail sulla spiaggia tutto il giorno, quando non cucino, ovviamente. Sarebbe bello vivere su un'isola tropicale. Abbiamo tempo per andare a fare shopping, tempo per andare a riparare la macchina non appena c'è un guasto, tempo per tutto e per tutti, ma quando si tratta di noi, della nostra salute, cerchiamo sempre di procrastinare. Per me aver tempo per cucinare è qualcosa di importante, perché significa aver tempo per me stessa, avere il tempo di pensare al mio nutrimento, a quello che mangeremo, che è una cosa importantissima e fondamentale. Minimalismo in cucina per me significa ridurre gli sprechi, ottimizzare i tempi e avere sempre qualcosa di buono da mangiare. Perciò oggi voglio farti vedere come mi sono organizzata con le meal prep e la lista settimanale e come per me cucinare è una cosa divertente, creativa e non richiede poi chissà quanto tempo. Per prima cosa preparo degli ingredienti, anche in grandi quantità, che potranno rimanere freschi fino a 4-5 giorni, conservati in contenitori ermetici in frigorifero. In questo caso preparo dei piselli soffriggendo leggermente una cipolla. E poi mettere semplicemente i piselli in padella e saranno pronti in meno di 10 minuti. Possiamo metterli da parte. Faccio la stessa cosa con le verdure. Bollisco delle bietole e delle carote. Preparo un curry di verdure miste, cipollotti, peperoni, zucchine, melanzane. E nel frattempo ho cotto anche queste zucchine a vapore. Erano rimaste delle melanzane, le ho grigliate in forno. Le carote sono pronte, le ho conservate con un filo d'olio. Stessa cosa per il curry di verdure. Ora preparo anche queste buonissime crocchette di ceci e carote. Le disponiamo su una teglia ricoperta di carta forno e possiamo infornare. Bene, questi sono gli ingredienti. Adesso voglio darvi qualche idea su come assemblarli per avere dei piatti buonissimi durante tutta la settimana. Con i piselli ho preparato questo risotto ai piselli, ci ho aggiunto un po' di prezzemolo fresco ed è davvero buonissimo. Poi ho cucinato questi spaghetti con piselli e curry di verdure, con un po' di salsa di soia, davvero orientali e buonissimi. Con il curry di verdure ho preparato anche questo riso e tempè. Bene, questa non è una preparazione che invece posso anticipare, ma ve la faccio vedere perché io amo l'avocado, amo il guacamole. Il mio guacamole è davvero molto buono, semplice da fare e lo faccio tutte le settimane. Basta ovviamente pestare un avocado, metterci dell'olio, sale, un pochino di limone. Ed è pronto davvero in pochi minuti. Si possono fare tantissime cose come questo pane tostato con guacamole, semi di canapa e delle olive che non mancano mai. Accompagnato ovviamente con delle verdure, bieta in questo caso, oppure i miei immancabili spaghetti con guacamole e pomodori secchi. Passiamo ai contorni. Le carote le ho utilizzate per accompagnare un burger di melanzane con insalata e un crostino di farro, buonissimo. Poi le melanzane sono servite da contorno alle mie buonissime crocchette di ceci e carote. Con le zucchine a vapore ho preparato questo buonissimo pesto di zucchine e noci che ho utilizzato in un'infinità di preparazioni. Per esempio le friselle a modo mio, con pesto, semi di canapa, tofu e olive.
Con lo stesso pesto possiamo condire anche una piadina con melanzane, insalata, capperi, olive. Davvero buonissima! Ed in ultimo, ma sempre buonissima, una pasta, nel mio caso pasta di riso, con pesto, olive e menta fresca. Ah, il pesto potete utilizzarlo anche per accompagnare delle verdure crude. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti. Noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video e fino ad allora ti auguro di aver tempo per cucinare.